realizzazione del parcheggio qui in frazione Lancusi. Cosa vogliamo mettere in luce? Sì, un'opera attesa da tanti anni, dobbiamo per questo ringraziare tutta la famiglia Moccia, perché questo è stato, questa realizzazione di questo parcheggio è stata possibile grazie a un accordo pubblico-privato che si va a inserire nella realizzazione che inizierà fra breve di un centro commerciale proprio nella frazione Penta. Questo parcheggio era molto importante per il territorio, perché è un parcheggio di 177 posti che permette di eliminare tutte le auto che sostavano in strada, quindi abbiamo permesso che ci fosse un ingresso dignitoso per la frazione Lancusi, quindi le macchine potranno parcheggiare comodamente e poi arrivare al centro del paese. Questa è una delle tante opere che abbiamo messo in campo, altre ne stiamo mettendo, come ho detto poc'anzi partiranno per la fine di quest'anno tante altre opere, la riqualificazione dei giardinetti a Pizzolano, l'efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione, la messa in sicurezza sismica della scuola media a Fisciano, tutte le frazioni verranno coinvolte in quest'opera di riqualificazione, di ammodernamento e di realizzazione che permetterà ancora di più a Fisciano di svilupparsi. Oggi la famiglia Moccia, la società Moccia è lieta di regalare alla comunità quest'opera, che ovviamente si intimamente connette con il parco commerciale che dobbiamo realizzare a breve, che dobbiamo completare a nord di quest'area. Chiaramente le sinergie di cui parlavo hanno lo scopo di avvantaggiare lo sviluppo del territorio, quindi in questo caso chi fa impresa incontra l'amministrazione e ovviamente i frutti sono ovviamente opere per il territorio e per il tessuto sociale. Dobbiamo ovviamente ringraziare chi è intervenuto in quest'opera: l'amministrazione, il sindaco, tutta la parte politica, quindi giunta, consiglio comunale, l'ufficio tecnico che ci ha supportato, le maestranze e tutti coloro hanno collaborato, insomma, nella realizzazione dell'opera, che riteniamo essere gradevole e riteniamo che possa essere non soltanto, come dire, un luogo di parcheggio di veicoli, ma all'occorrenza, viste anche le dimensioni, può essere tranquillamente un posto destinato per esempio a pubbliche manifestazioni e ovviamente consente la riqualificazione di tutta quest'area in una maniera che tutti quanti possiamo osservare e ammirare.